A fare da cornice per questa puntata è stata la Baraggia, l'azienda agrituristico-venatoria del nostro amico Antonio Orizio. Una cacciata al capriolo con la nuova carabina Horizon di Franchi, una bolt action indirizzata ad un pubblico giovane che ci è stata presentata dai due giovanissimi e conosciuti testimonial di Casa Franchi, Giulia Taboga e Andrea Cavaglià. Giulia e Andrea ci hanno mostrato il nuovo fucile a canna rigata, presente nel calibro 308 Winchester, ma comunque disponibile nei vari calibri più tradizionali. Ecco la presentazione della nuova carabina Franchi Horizon. Dintorni, sempre sulle tracce della passione. La passione ci ha portato qui in Piemonte, ospiti dell'azienda agrituristico-venatoria La Baraggia, dall'amico Antonio Orizio. E qui incontriamo i due giovani testimonial di Franchi, Giulia e Andrea, per presentarci questa Horizon, una bolt action nuovissima prodotta da Franchi. Io chiederei subito a Andrea di presentarci questo fucile, questa carabina canna rigata, perché questa sera poi noi andremo ad utilizzarla nella caccia al capriolo e al cinghiale. Vuoi raccontarci qualche dettaglio, Andrea? Sì, questa è una carabina che la Franchi ha deciso di fare dopo 150 anni di attività, quindi è stata un lancio dell'azienda in questo mondo ed è anche un entry gamma, nel senso se è fatta molto per i ragazzi giovani, per i ragazzi che vogliono appassionarsi a questo tipo di caccia. È una carabina che compete molto sul prezzo e che per il prezzo ha delle caratteristiche che sono veramente valide. È in polimero? È tutta in polimero, quindi per adesso è realizzata interamente in polimero. E questo garantisce un fatto di funzionalità, cioè magari anche sotto la pioggia, anche in condizioni avverse, non richiede troppa manutenzione. Molto versatile. Molto versatile e molto leggera. Ha una presa di disposizione per il freno di bocca. Ha delle caratteristiche interessanti, anche il fatto che si possa scaricare in sicura. Ed è comunque una carabina molto molto ergonomica, un po' come tutta la linea Franchi, ha delle posizioni, è studiata per tante posizioni di tiro. Ed è prodotta in tutti i calibri? Sì, è prodotta nei maggiori calibri, quindi 300, 308, 300 Winchester 308, 30.06, 270 e 243. E come potrà dirvi Giulia, che l'ha già provata sul campo, eccetera. Adesso la sentiamo. Vediamo anche lei, perché alla fine è lei il nostro punto di riferimento. È una carabina che è molto facile da usare. Allora Giulia, tu hai già usato questa carabina, qual è stata la prima impressione? È arrivata fresca da una settimana, però ho avuto modo di provarla due giorni fa. Posso dire che avendo fatto il capriolo anche alla cerca, che è molto leggera, quindi mi sono trovata bene, anche per me che sono una donna, insomma, che maneggevole, leggera. E poi me l'hanno consegnata in calibro 308, che dicono che sia anche il calibro da donna, che è quella che userai stasera. Sì. Ho provato, come dicevo, con un capriolo finora e mi sono trovata bene. Vediamo stasera cosa succede. Ecco, l'impatto con questa Horizon è stato quindi positivo. Positivissimo. E non lo dici perché sei testimonial di Franchi, ma proprio perché l'hai testata. Insomma, un colpo, ho fatto un bel tiro anche a 170 metri, come dicevo, alla cerca, quindi non in altana, ero anche posizionata abbastanza male e mi sono trovata subito bene. Allora, abbiamo detto che si tratta di un'arma molto ergonomica, sì. Adatta ai giovani. Ai giovani, perché? Sì. Intanto come linea, no? Come linea è abbastanza moderna, semplice, senza tanti orpelli e quindi adatta proprio a un pubblico giovane. E poi anche, insomma, sta versione in polimero nero penso che sia giovanile, no? Vedremo poi se uscire anche con la versione in legno. Franchi pone sempre molta attenzione al discorso della sicurezza, soprattutto un'arma data in mano ai giovani, come abbiamo potuto rilevare. Qual è il discorso della sicura che ci teniamo a far vedere? Sì, appunto che la carabina, anche se messa in sicura, si può benissimo aprire l'otturatore per qualsiasi cosa. E quindi secondo me questo è un punto, insomma, a nostro favore per quanto riguarda la sicurezza.
Giulia, tra poco andremo a provarla al poligono, sì. Prima di andare a caccia veramente in altana. Ma una domanda, qual è la tua caccia preferita? La mia caccia preferita è quella al cinghiale. Nasco con quella caccia la pratico da 10 anni più o meno. E sia in battuta che alla cerca che dall'altana, e rimane la caccia che mi dà più emozione. In Friuli, a casa tua? In Friuli, a casa mia, sì. Con Franchi però sei abituata a girare? Con Franchi sono abituata a girare, adesso che abbiamo anche la nuova Horizon potrò sbizzarrirmi forse anche all'estero, vediamo un po' dove mi porta la Horizon quest'anno. Andrea, invece la tua caccia preferita qual è? Io sono nato come cacciatore di piuma e quindi come cacciatore col setter e col cane. Devo dire che ultimamente, visto anche un po' le leggi che stanno arrivando, visto un po' la situazione del Piemonte, mi sto appassionando molto all'ungulato e quindi alla caccia al camoscio, al cervo e comunque alla caccia, diciamo, in alta montagna. Fra i fucili, fra le doppiette e i sovrapposti di casa Franchi, qual è quello che ti piace di più? Come molti sapranno, il feeling back caccia. Io ho tutta la linea e con quel fucile mi trovo veramente bene, lo uso per quasi qualsiasi tipo di caccia. E ce l'ho anche oggi da provare al poligono. Al poligono, appunto. Allora adesso noi ringraziamo i nostri due testimonial di Franchi, ci spostiamo al poligono e vediamo come spara. Poi vedremo invece l'azione di caccia vera e propria questa sera in altana e vedremo di essere fortunati per trovare caprioli e cinghiali. Appena un po' più in alto, però sempre lì. Rosso. Qui Andrea Cavaglià ha effettuato alcuni test per la taratura dell'ottica montata sulla 308 e lo stesso ha fatto Massimo Vallini, il direttore di armi e tiro, che disponeva dello stesso modello ma in un altro calibro. Spara 50, Sparo. Effettuate le tarature e prima di portarci alle altane c'è stato anche il tempo per una sfida al piattello tra amici con Antonio Rizio, che ha fatto gli onori di casa nel percorso caccia. Con largo anticipo sull'imbrunire ci siamo poi portati nella zona della riserva, dove Giulia e Andrea si sono posizionati su di un'altana all'imboccatura di un'area piuttosto ampia, confinante con il bosco, in attesa del capriolo. Su di un'altra altana abbiamo invece seguito Massimo Vallini, che nell'attesa ci ha fornito qualche spiegazione.
siamo nella riserva La Baraggia, in provincia di Biella, e in questo momento siamo sull'altana e ci stiamo preparando ovviamente all'aspetto al capriolo o al cinghiale, che naturalmente arriveranno probabilmente un po' più tardi, adesso sono circa le 6, e ovviamente ho predisposto la carabina, ho il binocolo con il telemetro per verificare ovviamente la distanza a cui sparerò, però ho già potuto verificare che più o meno le distanze sono tutte entro i 200 metri, quindi un tiro tipico e abbastanza abituale nella caccia di selezione. Quindi adesso ci apprestiamo ad attendere, troverò la posizione migliore per predispormi al tiro, che può avvenire grosso modo in queste tre diverse direttrici, quindi devo trovare delle posizioni che mi consentano ovviamente di essere subito pronto qualora gli animali vengano, si presentino, e dopo che li avrò riconosciuti evidentemente potrò sparare selettivamente a quelli che mi sono stati indicati. Capriolo maschio? Prevalentemente capriolo maschio, cinghiale maschio e piccoli di cinghiale. La carabina è una Horizontal della Franchi? La carabina è la carabina che abbiamo quest'oggi, è una vera novità, è una carabina Horizon di Franchi, il calibro è il 30-06, c'è un'ottica Steiner, un'ottica a ingrandimento variabile, un 2.8x42 che non è un'ottica particolarmente luminosa, quindi non proprio adattissima all'aspetto serale, però diciamo che si può considerare un'ottica estiva, chiamiamola in questo modo, e comunque insomma ci consente di poter sparare senz'altro fino a almeno per le prossime due ore, almeno fino alle 20, quindi fino a che avremo un po' di luce sufficiente a riconoscere comunque gli animali, che ripeto non sono a distanze proibitive, quindi la distanza di 200 metri massimo è ovviamente una distanza piuttosto tranquilla, insomma ci consente di fare un tiro a colpo sicuro, ecco. Sarete in due a sparare? No, sarò solo io a sparare, anche perché abbiamo, credo, a disposizione un solo capo, quindi sparerò io e quindi ci godremo, speriamo, questa bella azione di caccia. E ci sarà poi un servizio anche su armi e tiro? Ovviamente stiamo facendo un servizio sulla Horizon, in realtà l'abbiamo già provata dal punto di vista balistico, non l'abbiamo ancora provata a caccia, questa è ovviamente una buona occasione per farlo. Thank you.
Vieni. Brava Giulia. Grazie. Ti è piaciuto? Sì, sì, no, mi è piaciuto, è stata una bella azione, ci siamo un attimo ingarbugliati, però sono contenta che sia caduto subito, sai come la penso io, no? Adesso lo apriamo subito, lo puliamo così si raffredda. Sì. E questo a tavola sarà uno spettacolo. Sì, prima fa una foto. Quella è l'entrata. Adesso vediamo l'uscita, se ha fatto danni o no, ma non ha fatto danni praticamente, c'è un forellino e va bene. Adesso gli mettiamo la fascetta, okay. Che secondo il piano... Vedi che diversa dalla nostra? No, secondo il piano di abbattimento regionale ci sono questi due tipi, c'è questa qua e c'è quella gialla, in cui devi togliere il giorno e il mese, sì. E poi apporre al garretto dell'animale in modo inamovibile. Oggi è settembre e ne abbiamo... Era una domanda? Non era? Aspetta. Togliamo il mese. Aspetta. Guarda sul tuo super telefono che giorno è, perché non lo sappiamo. Il 13. Il 13, quindi c'è il numerino qua, il 13 da tagliare. Poi facciamo un piccolo taglietto qua al garrese dell'animale. Facciamo passare qua. E poi la poniamo. Se riusciamo. In modo inamovibile. Grazie Andrea, avrei dovuto farlo io però. Brava. Bene, dobbiamo portarlo alla macchina adesso. Adesso lo puliamo e portiamo. L'attesa per Giulia Taboga, che imbracciava la Horizon 308 di Franchi, sostenuta da Andrea Cavaglià, è stata premiata dall'uscita dal bosco di un bel esemplare maschio di capriolo. Meno fortunato Massimo Vallini, che nel silenzio più totale ha invano atteso l'avvistamento con l'ungulato. Ma sappiamo che la caccia è fatta anche di questo, di lunghe attese, scrutando l'orizzonte a contatto con la natura. We'll be right back.
Eccoci con Antonio Rizio per parlare della Baraggia, di questa azienda agrituristico venatoria che quest'anno, come avete potuto vedere dalle nostre immagini, ha inaugurato un percorso di caccia. Antonio, un bel percorso di caccia che serve a far divertire i tuoi clienti alla preparazione e alla taratura delle carabine. Sì, noi lì avevamo già una linea di tiro per far tarare le carabine ai nostri clienti che fanno la caccia in selezione agli ungulati, e ci è nata così l'idea di fare un percorso di caccia che a nostro giudizio è una cosa complementare a quella che è la nostra attività venatoria, riservata ovviamente ai nostri soci, ai nostri clienti. E vedo che sta iniziando, abbiamo appena iniziato, però fa piacere poter fare anche magari il pomeriggio qualche fucilata inserita bene nell'ambiente. Ci si diverte, insomma. Sì, si divertono, è qualche cosa di goliardico, diciamo, ecco, una cosa simpatica che comunque si integra, la cosa principale che si integra nell'attività venatoria, non è un tiro piattello. Abbiamo documentato anche delle garette così tra di noi. Ieri, insomma, abbiamo iniziato con la presenza di Giulia e di Andrea, eccetera, che presentava la nuova carabina della Franchi. C'era anche Massimo Vallini. C'era Vallini di armi e tiro, è stata una cosa simpatica, abbiamo fatto qualche pedana, è stata, diciamo che i presupposti ci sono, lo scopo, ripeto, è quello di... Ha sparato anche Antonio e ha ben figurato, eh. Sì, era qualche primavera che non lo facevo, comunque dai. Ma la cosa... Non hai voluto stravincere, non hai voluto strafare, giusto perché i clienti, insomma. È chiaro, dovevo fare gli onori agli ospiti, quindi non potevo, è chiaro, no? Poi però la nostra giornata si è conclusa positivamente con una bella cacciata al capriolo, sì, con l'abbattimento di Giulia. Sì, con la nuova appunto carabina Giulia ha abbattuto un bel esemplare di maschio, adesso è aperto ancora fino a fine mese il maschio, il capriolo maschio. Quest'anno è stata un'ottima stagione con le nuove altane che sono state preparate grazie alla collaborazione di Marco, di Cristian e dei ragazzi. È stato fatto veramente, sono stati fatti dei begli animali, veramente è stato fatto un buon lavoro che ha dato dei buoni risultati. Antonio, qui avete sempre la zona C che funziona tutto l'anno, ma tra poco comincerà la vera, sì, stagione venatoria. Adesso inizia il periodo quello invernale. Siamo pronti, abbiamo allestito tutto quello che dovevamo anche per l'aspetto alle anatre, si comincia a vedere qualche anatra, sembrava fossero sparite, invece adesso sono riemerse. La nostra parte, il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Posso adesso dire che la Baraggia è un passo avanti sempre rispetto agli altri? Non spetta a me dirlo, se lo dite voi, sicuramente che siete del settore, questo non può farmi altro che piacere. Allora, adesso per concludere, hai delle offerte particolari da fare, qualche promozione? Ma proprio l'altra sera è partita, per sempre, mirata e diretta ai nostri clienti, una promozione che io faccio così per l'apertura, legata al fatto che adesso abbiamo anche ampliato l'agriturismo qui dove si pranza, e che comprende una sono 5 capi con il pranzo incluso. Ecco, una e cosa, si mangia molto bene. E questo mi fa altrettanto piacere, sì, in effetti diciamo che tutti non hanno da lamentarsi, insomma, ecco, apprezzano quantomeno la cucina piemontese e anche un po' lombarda. Sì, dai. Ecco, io ci tengo sempre un po' di Lombardia dentro, anche se sono in Piemonte, dai, da lombardo non posso fare che così. Comunque sono i nostri prodotti qui, i nostri animali, il nostro pollame, quindi voglio dire, vedo che insomma si alzano sempre abbastanza soddisfatti e contenti, ecco. E poi c'è stato anche tuo figlio che ci ha accompagnato, che ci ha dato, sì, una mano, che ha fatto delle riprese molto ieri belle. È stata una bella giornata, insomma, era un po' complessa perché dovevamo tarare, presentare questa nuova carabina della Franchi, l'Horizon, esatto, che fra l'altro vedo che spara bene, no? Ha visto il risultato di Giulia. Ecco, poi c'era appunto Vallini, abbiamo presentato tra virgolette in maniera soft questo discorso di questo percorso di caccia che credo che sia proprio simpatico. Vedo che i clienti coinvolge ulteriormente a livello di sfida simpatica, ecco, una cosa che si integra bene nell'ambiente, insomma. Allora possiamo dire che ci diamo appuntamento anche per fare un'altra cacciata al cinghiale, sì, invitando ancora Giulia, Andrea, insomma, ricostruire questa bella compagnia. Il prossimo appuntamento appunto al cinghiale, e con loro abbiamo appunto l'appuntamento prossimo, penso entro un mesetto, forse anche meno.
Siamo arrivati alla parte conclusiva di questo nostro servizio girato qui all'azienda agrituristico Venatoria La Baraggia, ospiti dell'amico Antonio Rizio, con gli amici e testimonial di Franchi che hanno sparato, Giulia e Andrea. Allora, io chiederei subito a Giulia l'emozione di questo capriolo preso ieri sera con questa Horizon Bolt Action, un bel tiro preciso. Sì, un bel tiro preciso, mi sono divertita molto, anche perché ero in buona compagnia, come al solito. E no, devo ringraziare Antonio per avermi dato l'opportunità anche di provare la nuova carabina, perché come dicevo mi è arrivata da pochi giorni e quindi ho bisogno anche di prendere confidenza con l'arma e lo ringrazio. Poi, questa bella Franchi. Sì, infatti. Poi oltre ad aver passato una bella serata a caccia, devo dire che ci siamo anche trovati molto bene durante il giorno, abbiamo sparato insieme, si è pranzato e sono stata benissimo. Invece Andrea si è cimentato nel pomeriggio con un percorso di caccia dove sì. Hai tentato di sbaragliare un po' di concorrenti. No, come Antonio, visto che ero ospite, non mi sono sentito di strafare. Di metterlo in difficoltà. Sì, mi sono tenuto molto sulla bassa... Non mi sono impegnato, diciamo, visto la presentazione in ciabatte, sì, era un po' molto, molto tranquillo. Comunque è molto divertente il percorso allora, di caccia. Un commento, visto che tu eri spettatore al tiro di Giulia, no. Come si è comportata? Giulia si è comportata molto bene. La cosa che fa molto piacere è quando succede che l'animale si sia spento sul posto e quindi non abbia sofferto e quindi sia la qualità della carne, sia la reazione che abbiamo anche noi cacciatori a un abbattimento del genere è positiva. Ecco, poi ti sei cimentato ieri sera con un grappino particolare, buono? Sì, questo è molto particolare, quando verrò a trovarti. Uno? Non sei stato uno, Però in forma, In forma, perfetta. Antonio, che dire, è stata una bella esperienza anche per noi, la Baraggia continua in questa sua bella sfida. Sì, noi andiamo avanti, adesso il prossimo appuntamento sempre con loro fra un mesetto circa, che avremo degli sviluppi sulla nuova iniziativa del percorso di caccia, vediamo che risultati dà, ma vedo che ci sono tutti i presupposti perché possa... E salutiamo anche le altre persone che hanno partecipato con noi a questi due giorni, Massimo Vallini, i suoi amici. Sì, che rappresentava appunto Armentino, che oltretutto è proprio in copertina, e tutti gli altri amici, avevamo il nostro fotografo, il nostro amico Giorgio, avevamo... Mio figlio che è stato reperito a Roma e adesso si cimenta con un drone per prendere la Baraggia dall'alto, vediamo che risultati darà. Sicuramente positivi. Immagino di perché sì. Perché il territorio, la location si presta. Speriamo di sì, lo vedremo presto insomma. Bene, che dire, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi che ci avete seguito. Caccia dintorni, sempre sulle tracce della passione. Grazie.